Per la prima volta Didacta, la fiera scientifica della formazione e dell'istruzione che da mezzo secolo attrae 100.000 visitatori all'anno in Germania, approderà in Italia, in particolare alla Fortezza d'Abbasso di Firenze dal 22 al 29 settembre prossimi. La manifestazione è stata presentata dalla Regione, che fa parte del comitato organizzatore insieme al Comune, al Ministero dell'Università e a molti altri enti. Didacta punta a creare un luogo di incontro tra gli operatori del settore e le istituzioni della scuola. È una fiera particolare, una fiera scientifica, sarà una grande occasione di crescita per il sistema scolastico, perché sarà appunto uno spazio dove approfondire, dove discutere, dove dialogare, dove confrontarsi sulle criticità, sulle prospettive e soprattutto sulle occasioni di innovazione della didattica, della formazione in generale. In vista del prossimo settembre l'ufficio scolastico regionale sta lavorando alla messa a punto degli organici secondo un cronogramma dettato dal Ministero. Conclusa l'assegnazione delle risorse di classe alle scuole, entro il 20 luglio saranno formalizzati i trasferimenti e entro la prima settimana di agosto le nomine al ruolo dei vincitori dei concorsi. Rispetto agli anni scorsi in cui l'elefantiasi delle procedure dovute alle riforme ha provocato qualche criticità, oggi noi stiamo riuscendo nei tempi a chiudere tutte le procedure per poter avere un inizio dell'anno scolastico corretto, efficace e nei tempi previsti. Nel prossimo anno scolastico in Toscana passeranno a ruolo più di 2.000 insegnanti provenienti dalle graduatorie delle scuole primarie e dell'infanzia.